Ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'Angolo del Gaming. Siamo di nuovo in Power Quest 3. Dobbiamo completare il capitolo primo. Vediamo quindi di combattere per andare avanti nella nostra storia. Parte 8 in carico. Purtroppo è così veloce che io non riesco a leggere queste scritte. Buongiorno recluta, per la missione di oggi collaborerai con degli alleati. Visto che gran parte dei cavalieri è impegnata a tenere a bada gli orchi, viaggerai con Toragon. Buongiorno. 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 Good morning. Tomorrow. No, no. A riposo, Toragon. Vi recherete al villaggio di Tambre e al ritorno farete la scorta alla carovana del mercante Wilfred di Tambre. Non dovrebbe essere un problema per voi due. Nessun problema, sir. Ottimo. Toragon, esigo che al ritorno tu venga a fare rapporto sul rendimento della recluta. Bene, andate adesso. Adesso andate, potete andare. Siete congedati. Ma non congelati. Un ragno gigante. Rosso, blu. Allora. Devo decidere. L'armatura è messa male. Ok. Allora, tu vorresti blu e verde. Quindi. Mannaggia, pesante. Onora, la tua resistenza si è esaurita. Adesso qualsiasi danno elementale degli incantesimi nemici danneggerà la tua salute. La mia salute, eh.
Ok. E manca l'ultimo. Vediamo se lo sconfiggo. Allora, aspetta, è rosso, blu, verde. Ok. E apriamo anche questa. Oh, altre chiavi sono arrivate. Monete, cibo e basta. E punteggio nemico 66 contro 75, quindi i combattimenti stanno diventando sempre più complessi. Sapete come si chiama il complesso che si trova sulla bocca di tutti? Gli herpes. Allora. Ops, sono fatto solo... vabbè. Bene, bene. E lui? Lui è un magro ogre. Allora. Blu. Verdi. E rosso, blu. Verde, rosso, allora. Ok, inizia. Benissimo. Sconfitto anche quest'ogre. Anche l'ogre. Ora. Oh, per due punti non salgo di livello. Vabbè. Apriamo anche questa chiave. Cioè, con questa chiave e questa cassa. Oh, potenziamenti.
potenziamo, anche se di poco, qualcosa. Avendo portato a termine la missione, ci recammo a fare rapporto al capitano dei cavalieri. Eccoci, sir. Tutto è andato come previsto. Molto bene, Toragon. E la recluta? Molto ammirevole, sir. Eccellente. Recluta, vieni a trovarmi domattina e ci occuperemo della tua ultima prova. Una volta congedatici dal capitano dei cavalieri, tornammo alle tende. Prima che mi dimentichi il marmocchio, ho trovato il mio vecchio elmo. Tieni, ti servirà domani. Oh, un po' di pezzi qua e là. Potenziamenti e miglioramenti. Allora, iniziamo da qua. Ah, gli stivali. Ok. Prima di potenziare. Ha parlato di elmo. Ma c'era già. Ok. Allora, livello 1 di guanti, livello 2 cintura e stivali. Quindi iniziamo dagli stivali appena... Oppure no, dai. Iniziamo dai guanti. Potenzio i guanti a livello 2. Poi vediamo. Ah, la cintura si può potenziare a livello 3. Perché livello 4 è impossibile, ok. Altro da potenziare in questa sezione? No, però di qua sì. Spacca crani. 120. Potenziamo questo. Infligge 69 di danno da mischia e crea 3 gemme rosse o gemme teschio. Cambia di poco, ma va meglio. Poi basta. Altri potenziamenti non ci sono. Nella locanda gregari. Ah, abbiamo un ogretto che lavorerà per me. Hai capito? Non ho casse da chiedere di trasportare. Io pensavo che i gregari fossero solo questi qua, questi animaletti qui. Invece anche gli ogretti. Benissimo. Il punteggio nemico, equipaggiamento, poca differenza qua. Sarà dura, esame finale. Buongiorno, recluta. Spero che tu sia pronto per l'ultima prova. Sì, signora, sir. Si tratta di un incarico pericoloso, ma il risultato determinerà la tua posizione all'interno della Guardia del Drago. Toragon ti accompagnerà di nuovo, ma tu porterai a termine l'incarico. Sono pronto. Lo vedremo. Oggi ti infiltrerai nei sotterranei della fortezza della Guardia del Drago, ucciderai una creatura e mi porterai la sua testa. Ti avevo detto che sarebbe stata una sorpresa interessante. Toragon, la questione è della massima serietà. Chiedo scusa, sir. Se mi porti una testa di ratto come trofeo, farei la fine di Toragon. Portami la testa di un goblin e potrai entrare a far parte della milizia. Se riesci a uccidere un ogre, andrai sempre con la milizia, ma ti addestreremo per farti diventare cavaliere. Torgo mi ha detto che ci sono i giganti delle colline nella fortezza. Che succede se vi porto la testa di un gigante? Ah no, non provarci nemmeno se vuoi tornare tutto di un pezzo. Non ci riuscirebbe neanche un cavaliere. Puoi andare, congedato. Mo non so cosa succederà... Ecco, la testolina. Allora, rosso, allora, verde, blu, verde, rosso, blu, verde. Oh, allora, blu, niente, verde, rosso. Però posso fare. Ah sì.
Costomana 70. Vai. Allora, vediamo blu, verde, rosso. Ok. Allora, blu, verde, rosso. Ai 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 ai, però adesso ok. Nuovo livello. Nuovo slot incantesimo. Quindi si è sbloccato. Ah sì, livello 5. Ah. No, finché ho le chiavi, mi sa che uso le chiavi. Ok. C'è un bel potenziamento qua degli stivali. Ok. Vediamo se c'è altro qui da fare. Sembra di no. Il che significa... Ah, locanda. Vediamo cosa dice qui. Obiettivo raggiunto nella raccolta. Equipaggio un bonus incantesimo da 2 pezzi. Ok. Eroe. Però sembra di 5 la differenza, parte 9 su 10, ok, via. Io e il capitano dei cavalieri non andiamo granché d'accordo, ma faresti bene a dare ascolto a quello che ti dice. Parli dei giganti delle colline? Mm-mm. Proprio così. Vedo scritto in faccia. Vedo scritto sulla tua faccia che ti stai chiedendo se riuscirei a ucciderne uno. E se fosse così, l'infezione è quasi andata via e mi sento meglio. Ascoltami... Seriamente, non si scherza con i giganti. Fa attenzione. Evelyn! Mm-hmm. Eccomi. Che ne dici di darmi una mano? Sto provando a convincere questo marmocchio a non farsi uccidere da un gigante delle colline. Sai come sono i giovani, Toragon? Alla fine farà di testa sua. Il mondo va così. Di testa sua. Ne riparliamo quando verrà colpito alla testa con un randello di 2 metri. Cosa? Perché mi devo preoccupare? Mm.
Nonostante il modo di fare brusco di Toragon, proprio così, nonostante il suo modo di fare, darti la sua armatura è stato un gesto nobile. Io purtroppo non ho nessuna armatura da darti. Vorrei però che avessi questo anello una volta raggiunta la fortezza. Lo do un po', diciamo solo che mi sembra il momento giusto di darlo a qualcun altro. Grazie mille, Evelyn, è Our bellissimo. father's Per voice. cortesia, se abbiamo un po' di sale in zucca, entriamo, facciamo fuori un goblin e sveniamocela. Da come parli sembra che stiamo andando al macello. Forza, la fortezza non è lontana. Ok, allora. Ah, vedi. Rosso. Verde. Ok. E tocca a te. Allora, blu, verde, rosso. Ok, però siamo ancora all'esterno qua. C'è ancora una chiave. Dovremmo aprire questa cassa. Credo proprio che contenga qualcosa di importante. Va bene. Una runa, nuovo anello. Possiamo usare la runa per che si evolva. Ti faccio vedere come si fa. Continua. Oh,
Ora diamo un'occhiata al tuo equipaggiamento. Seleziona i tuoi anelli. Seleziona il nuovo anello che hai appena trovato. È di livello abbastanza alto da poter fatto evolvere. Qui puoi far evolvere l'anello usando la runa che hai appena trovato. Evoluzione non comune. Far evolvere pezzi di equipaggiamento è un po' come far salire di livello. Seleziona il potenziamento evoluto. Far evolvere l'anello aumenta la sua resistenza e fornisce anche un nuovo attributo. Ogni attributo migliora una delle tue statistiche. Più resistenza, nuovo attributo. Ok. Ma devi prima far evolvere l'anello per vedere quale sarà il nuovo attributo. Fallo evolvere subito. Questo è il nuovo attributo che l'anello ha ottenuto. Selezionalo per vedere i suoi benefici. Ottieni un bonus alla tua potenza. Potenza 5, potenza in uso 15. Ok. Però io direi che questo anello ha ancora 3 slot per gli attributi vuoti, 3 altri attributi facendolo evolvere di nuovo. Evolvere un oggetto a raro ne sbloccherà anche l'abilità. Ciascuna abilità è specifica di un tipo di oggetto. Ok, adesso ho indossato. E c'è anche un altro. Quindi ho due anelli? Ah no. Ok. Quindi a posto. Va bene. Punteggio nemico 99 contro 100. Fra 5 minuti la cassa sarà aperta. Ah, messaggi. Cosa sono qua? Ricompense pre-registrazione. Salve avventuriero, puzzle queste è ora disponibile in tutto il mondo. Grazie di esserti unito a noi e buona fortuna con la tua missione. Ottieni. Ah, bene, bene, un bel po' di cose. Non avevo ancora sbloccato tutte queste cose che facevano parte del periodo della beta. Continuo. Poi, Lucky Clover Ring 2. Andy, ricompensa. Un altro anello. Benissimo. Del quadrifoglio fortunato. Fai usare questo oggetto del tuo eroe per ottenere statistiche bonus. Riciclalo per ricevere subito monete d'oro, frammenti e forse una runa. Continua. Poi Evelyn, the cloud was extra ice on the morning of the St. Patrick the event started. So here's some extra lucky cloud links. We have a chance. Vabbè, ancora un altro anello. Continua. Ok. Allora, potenziamenti, locanda, vediamo cosa c'è qui. Grega. Ah, il draghetto dorato è arrivato. Che si può potenziare. Tutti si possono potenziare. Scusate, Ogre che sta lavorando già va potenziato. Prima, no, prima di potenziare questi. Torniamo qua dall'eroe che abbiamo un bel po' di cose da fare. Equipaggio adesso. Allora, intanto abbiamo un secondo anello. Allora, questo è già pronto. Sono due anelli identici, quindi uno ed è potenziabile. Fino a livello 5. Potenzialo. C'è un secondo anello identico che io a questo punto direi di riciclare. Ricicla. Ottenendo un bel po' di cose. Riciclalo. Benissimo, adesso l'arma si può potenziare e potenziamo al livello 4. Poi spalliere, potenziamo lo spalliere, livello 4. Ancora lo scudo va potenziato sicuramente fino a livello 5. Poi vediamo la collana, potenzia a livello 5. C'è anche collana del marciafiamme che magari utilizzerò in futuro. Cintura, anche questa va potenziata a livello 5.
ora mi pare che qui sia tutto a posto. Incantesimi. Iniziamo con l'attacco rotante. Portiamolo a livello 3. Distrugge tutte le gemme attorno a una gemma bersaglio. Infligge 59 danni da mischia e i danni aumentano del 10% per ogni gemma teschio distrutta. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Anche il fendente. Potenzia a livello 2. Distrugge una riga, infligge 124 di danno da mischia. Per il resto è uguale. Potenzia. Mi pare che qui sia a posto. Adesso torniamo nella locanda. Iniziamo con il potenziare Hogger. Potenzia Hogger. Fino a livello 5. Infligge 145 danni di danno da fuoco. Perché può venire in battaglia con noi? Il gregario? Allora potenzio anche l'ogretto. Eh sì. Potenzialo. A livello rivoluzione non comune. Non si può. Però a livello 5 si può. Ok. E infine draghetto dorato. Non so fin dove si possa. Fino a livello 2. Rimuovere gemme viole e cerca il bersaglio per 4 turni. Compagni. Armadio. Si sblocca il capitolo 1. Siniscalco. Anche lei si può potenziare. Possono raggiungere un livello massimo di 1. Sblocca scambio di reliquie a livello 5. Mi chiamo Evelyn. Sono una catastoria? Ok, potenzia. Nuovo livello. Non comune. Non si può. Ok. Scambia reliquie indesiderate o creane di nuove. Solo reliquie di fascia 1. Reliquia di fascia 1. Ottiene una reliquia di fascia 1 casuale. Manda Evelina a recuperare una reliquia di fascia 1 casuale. Non si può. Eroe. Cosa succede qui? Completo. Vediamo cos'altro ci ha portato il nostro amico. Monete d'oro e altre. Un altro Ogre. Continuiamo con i potenziamenti. Livello 2, livello 2. Allora, armatura. Potenziamo l'armatura. Arrivando a livello 3. Potenzia. Ok. E cavo equipaggiamento. Ah, scudo. Questo si può. Scudo della guardia si può vendere. Riciclalo. Torniamo indietro. Altri potenziamenti qui no. Qui niente. Mentre tornando nella locanda, gregari. Abbiamo due Ogre. Questo è a riposo per 1 ora e 54, quindi non si può più utilizzare, ma ho gli altri tre se dovessero servire. Allora, da 100 mi sono ritrovato a 136, quindi dovrei riuscire. Evento festivo, cos'è? Sconfiggi 10 patrigli, vabbè. Allora, andiamo in combattimento per chiudere il capitolo primo. Seguimmo dai tunnel che portavano al di sotto della fortezza, tunnel abbastanza larghi. Era evidente che ci fosse la tana di una bestia enorme nelle vicinanze. Ok, da qui in poi dovrei cavartela da solo. Dovrei arrangiarti. Augurami buona fortuna. Ricordati cosa ti ho detto. Fa' attenzione. Appena vedi un goblin, uccidi il goblin e torna immediatamente. So it shall be. La fortuna è una linea sottile fra l'opportunità e il disastro. Percorrila con attenzione, amico mio.
Carica il mento. Ti do il benvenuto al tuo primo dungeon. I dungeon sono un poco più difficili delle battaglie normali, ma offrono ricompense migliori. Nei dungeon dovrai affrontare 5 nemici. Il terzo e il quinto saranno dei boss. Non preoccuparti però, ogni due nemici potrai usare un altare che ti aiuterà ad andare avanti. Cos'è questa cosa? Allora, scorpione gigante. Viola e giallo. Allora, ok. Allora, blu, verde, rosso. Hai trovato due altari, scegliene uno per ottenere il bonus associato. Altare della prosperità. Ottieni 202 monete d'oro extra da questo dungeon. Altare della guarigione, cura fino a 60 punti ferita. 146. E al momento non ho bisogno di curare le ferite, quindi vado sulle monete. Piccolo frantumatore, mini boss del dungeon. E... quindi blu, verde, rosso. Uiaiaiai. Ok, ma attenzione, solo se scendere a zero dovrei ritirarti. Ok. Oh.
Ok. Ma sono messo ma. Lo scudo si è rinforzato. Ok. Fende su una riga e infligge. Allora, tu intanto fai il colpire. Blu, verde, rosso. Perfetto. Arte ottieni 10 danni di danno d'arma. Altare del ottieni 20 armature e 20 resistenza. Sì. Frantuma draghi, l'ultimo. Oiaiaiai. Allora. Rosso, blu, verde. Questo di qua. Questo di qua. Aia! Allora. Rosso, blu, verde. Ci sono riuscito per poco, ma ci sono riuscito. Questa è stata tosta. Cassa di ferro, quindi c'è qualcosa di. Oh, o invia un gregario su. No, usa le chiavi. Ah no, uso un gregario, dai. Il draghetto d'oro. Ovviamente dovevi andare ad ammazzare un gigante delle colline. Dovevo aspettarmelo. Un giorno la Guardia del Drago potrebbe riconquistare questa fortezza. Un giorno, ma non è questo il giorno. Oggi hai fatto il primo passo di un percorso molto importante. Torniamo all'accampamento. Era mezzo vuoto, gran parte dei cavalieri era in missione, ma i pochi che si trovavano lì si girarono a guardare la testa del gigante delle colline. Hai ucciso il gigante delle colline! È vero, Toragon? Credo di sì, capitano. Non abbiamo osservato la battaglia, che però abbiamo sentito. Bene, bene, straordinario. Congratulazioni, recluta. Ti addestreremo a diventare. Perché tu diventi un cavaliere. Ci vorranno 5 anni, ma sarà un percorso ricco di importanti lezioni. Capitano, potrei parlarvi in privato. Evelyn, capitano dei cavalieri, si appartarono parlando sottovoce per un breve periodo. Poi finalmente tornarono da noi. Ho deciso di accelerare la tua accettazione nell'ordine. Lady Evelyn ha illustrato degli argomenti interessanti a tuo favore. Come? Grazie. Adesso va a festeggiare con i tuoi amici. Avrò nuovi ordini per te domani. Ho completato il capitolo 1. Clicca per continuare. Benissimo. Naturalmente nel prossimo episodio ci sarà il capitolo 2. Capitolo 1 completato. Vediamo le ultime questioni così da completare questo capitolo. Pacchetto capitolo. Non lo compro. Allora, locanda 2. Vediamo cosa succede di qua. Hai un nuovo compagno che puoi trovare riunito qui. Puoi trovare ogni compagno riunito qui. Completare il primo capitolo ha portato Toragon a unirsi ai tuoi compagni. Rimarrà qui per aiutarti. Ciascun compagno può adempiere a un incarico o darti un bonus. Diventeranno più potenti a mano che salgono di livello. Taragon, per esempio, può forgiare dei pezzi di armatura per te. Ah, guarda, ci sono anch'io. È necessario aumentare il mio livello per aumentare quello degli altri compagni. Continuo a potenziare i compagni per sbloccare la loro prima evoluzione al livello 5. Quando mi evolverò potrò scambiare reliquie per te. E un'altra cosa. Sono sempre disponibile ad accompagnarti in un'altra avventura. Missione secondaria. Ritorna qui per completare missioni secondarie con un compagno e scoprire nuovi capitoli della sua storia. Questo è tutto. Non dimenticare di visitare i tuoi compagni per ricevere le ricompense. Ok, allora proviamo a potenziare Evelyn. Anzi, sapete che faccio?
Vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio e magari dalla prossima volta, se mi ricordo, blocco quando arriva il momento dei potenziamenti, così da far scorrere meglio l'episodio. E magari la prossima volta ci facciamo una missione secondaria di Evelyn. Ciao a tutti!